quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. E le strigoni e i ciclopi, o la furia di Nettuno, non temere. Non sarà questo il genere di incontri. Se il pensiero resta alto, è un sentimento fermo, guida il tuo spirito e il tuo corpo. E in ciclopi e le strigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai, se non li porti dentro. Se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti, finalmente con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madre perle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fine, anche profumi penetranti d'ogni sorta. Più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il passo e il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati